Il Cinzia prova a sconfiggere il Monte Spaccato, ma i Blues sono tosti e vincono la seconda partita consecutiva con una prova di forza nella ripresa. Ormai il pazzo Monte Spaccato ci ha abituato alle rimonte. Dopo un approccio timido, oggi i ragazzi di Ferrazzoli sono usciti nella ripresa giocando bene. Merito anche di un De Dominicis incontenibile, che nei secondi 45 minuti ha spaccato la partita con giocate degne di categorie superiori. Anche oggi, infatti, Ferrazzoli ha scelto di mettere in panchina gli ex Almas, De Dominicis e Colasanti in favore di un centrocampo muscolare. L'approccio del Cinzia è stato ottimo. I ragazzi di Franceschi hanno prestato tanto, ma è stato il Monte Spaccato a farsi vedere per primo. Paruzza al nono calciava da fuori senza prendere lo specchio. Poco dopo lo stesso centrocampista blues mandava in porta Mastrosanti, ma il tiro dell'attaccante è fuori misura. Il Cinzia esce fuori Sornione, al sedicesimo Marchionni prova l'erogol calciando al volo, ma deve accontentarsi di un doppio legno. Il vantaggio arriverà comunque presto, Cannillo crossa dalla destra, Tassi va sul pallone ma Nanci lo anticipa e manda il pallone sfortunatamente in porta. 1-0 per gli ospiti al ventunesimo, ma il Monte reagisce subito. Mastrosanti ci prova a giro, ma il tiro non è fortunato. Poco dopo i tifosi del Monte Spaccato omaggiano i 40 anni dalla morte di Vincenzo Pavarelli, originario proprio del quartiere romano. Al 40esimo ecco il pareggio, bel lancio per Paruzza, controllo elegante e Guadagnini arriva netto sul centrocampista che va giù per D'Angeli di Ciampino e rigore. Chi si presenta dal dischetto? Neanche a dirlo, il bomber. Gambale si dimostra specialista e firma l'1-1 con un tiro potente. Nel secondo tempo l'ingresso di De Dominicis farà la differenza, l'ex Almas è in palla, al secondo minuto spaventa Sciara dopo aver rubato palla, ma il tiro è debole, un minuto dopo Catese e Pesarin combinano splendidamente a sinistra, offrendo un gran pallone a Mastrosanti che però spara sul difensore a porta quasi vuota. Catesi si mette in proprio al decimo, altro break sulla tre quarti, Sciarra è fuori dai pali ma l'ex Oste non riesce lo scherzetto. Poco dopo ecco il sorpasso, lancio lungo e controllo meraviglioso di De Dominicis. Cross basso che rimbalza sul braccio di Alongi, è rigore che Gambale trasforma freddamente, ma che giocata De Dominicis che ha agguantato un pallone impossibile con grandissima qualità. La partita si mette in discesa per il Monte. Al 19esimo il tecnico ospite Franceschini viene espulso per proteste. Nel finale arrivano gli altri due sigilli. Il 3-1 lo segna Pablo Vitali al 32esimo, la dedica. E per Luigi, amico del classe 2002 scomparso sabato pomeriggio, lacrime e gioia per Pablo Vitali, gioiellino di questo Monte Spaccato al primo gol fra i grandi. Nel finale Tassi si riscatta con una bella uscita e c'è gloria anche per Belardo. Al 50esimo il figlio d'arte fa gol con un tapin preciso, trovando la prima gioia fra i grandi. Vince il Monte Spaccato con autorevolezza nella ripresa, la squadra cresce e si può giovare di un De Dominicis in grandissima condizione e ovviamente dei gol di Diego Gambale.